Benvenuti amici di BuzzIdea.net, quest'oggi siamo qui per un nuovo succoso unboxing e andiamo ad aprire. Come potete vedere il pacco è arrivato da Amazon, c'è lo scotch di sicurezza, andiamolo a tagliare. Vi consiglio sempre di usare un taglierino, un coltello a secchia, perché lo scotch di Amazon contiene i fili antimanomissione. Ecco qua. Un pacco enorme e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, troviamo lo Skinny Micro Muff, che praticamente è un antivento specifico per le videocamere, che monterò per l'appunto. Vediamo se la videocamera riesce a mettere a fuoco. È un antivento piccolo, compatto, che serve praticamente per non far sentire il rumore del vento. Quindi adesso proveremo a vedere come funziona, come si sente. Lo voglio montare sulla mia Canon G7X Mark II. Qui abbiamo un anchor, quattro porte wall charger con la ricarica, quella qui, quella intelligente, quella ultra rapida di Intel. Eccolo qua. Vediamo effettivamente a fuoco, perfetto, come potete vedere l'anker. Andiamo ad aprire, lo apriamo subito con voi, così vediamo com'è fatto. Allarghiamo la plastica di protezione, ecco qua. Mi piacciono i prodotti dell'anker, ho già un power bank, lo vedevo economici e di sostanza. Dunque, per aprirlo bisogna levare la parte di cartone, che io vado a tagliare, così facciamo. Ecco qua. Lo apriamo. Carina la confezione. Troviamo una guida, un happy o not happy del prodotto, ed eccolo qua. In questa busta. Confezione semplicissima, non è male, guardate, eccolo qui, vedete le quattro porte USB, ecco, l'attacco a muro, quindi spero che sia parecchio utile. Andiamo a vedere com'è, non c'è nient'altro in confezione, quindi questo lo mettiamo da parte e lo vedremo. Per ultimo, il pezzo forte di questo nostro unboxing è questo, il modem Netgear Nighthawk D7000, come potete vedere, eccolo qua, che lo aspettavo con ansia perché è un modem wifi fibra di una certa rilevanza, e lo andiamo ad aprire per la mia linea di casa, che mi serve potenza perché il modem di Fastweb non copre tutto l'appartamento e quindi ho bisogno di un segnale un po' più stabile, un po' più forte. Vado ad aprire insieme a voi. Bella la confezione. C'è una particolarità a questo modem che a me interessa tanto, che a me piace, è che c'è un tasto on e off in cui è possibile spengere le lucine dello schermo, in modo tale, qui faccio vedere la confezione. Dobbiamo manualistica, con ancora il CD-ROM, ormai vabbè, fuori dal tempo perché il CD-ROM non si usa più. Il modem è abbastanza grande, adesso lo andiamo ad aprire. Poi abbiamo un filtro della linea ADSL, così a jack, il cavo, il classico doppino telefonico, un bellissimo cavo Ethernet che mi serviva, meno male. Il trasformatore, che non è affatto piccolo, però è compatto, abbastanza rettangolare, quindi lo potremmo nascondere bene dietro un mobile. E questo non so cosa sia. Devo essere onesto, questo accessorio non so cosa sia. E vediamo se c'è scritto sulla confezione.
c'è scritto, quindi non lo andrà a segnare. Un accessorio esterno, questa forma specie di L, c'è scritto XDSL, Telekip, non lo so cos'è, devo essere sincero. E queste sono le tre antenne. Adesso lo scarto, poi lo farò vedere montato, non lo monterò oggi per questioni di tempo e di spazio. Cerchiamo di sistemare tutta la confezione. No, questa era qui. Perfetto, questa era qua. Adesso apriamo, adesso lo sposto. E andiamo a scartare il nome. Eccolo qua, guardate che bello. La particolarità è che si possono spengere e accendere i LED. Qua sopra c'è la password, non me la ricorderò mai, meglio che me la segno, che me la conservo. E devo dire che è abbastanza forato, abbastanza leggero. È un modo, non deve essere bello, deve essere funzionale. Quindi niente, con questo unboxing ho concluso. Vi mando alle impressioni sul modem che girerò prossimamente e nulla, mettete un mi piace o un pollice su se vi è piaciuto il video, continuate a seguirmi su tutti i canali di bytesidea.net, sul sito, sul blog, su Twitter, Facebook, Telegram, ovunque. Io vi ringrazio e buona giornata, ciao a tutti.